utilizzata il guanto Magic Peeling. Questo guanto mi è stato inviato tramite una collaborazione da questa casa e io ne sono veramente contentissima, anche perché adocchiavo da un bel po' di tempo questo guanto e finalmente ho avuto l'opportunità di provarlo e di dirvi la mia. Cosa penso di questo guanto? Io lo adoro e ora vi spiego perché. Un po' di tempo fa, precisamente circa 3 anni fa, ho avuto un problemino con le gambe riguardanti la ceretta e una reazione allergica. Dopo aver fatto una ceretta ho avuto una follicolite molto forte che mi ha procurato del prurito e ho cominciato a grattarmi non sapendo cosa fosse e mi sono rimasti dei segnetti. Segnetti che sono rimasti per molto tempo, tuttora ne ho ancora qualcuno e molto fastidiosi esteticamente da vedere. D'estate la situazione migliorava un pochino perché con l'abbronzatura andavano a coprirsi, però comunque era un problemino che mi dava un po' fastidio e quindi ho provato diversi rimedi, ho provato con degli scrub, sono andata da 2 dermatologi diversi, ho provato 2 cure diverse con creme e sapori particolari e neanche sono riuscita a risolvere il problema e nulla, l'ultimo dermatologo da cui sono andata mi aveva consigliato di fare delle sedute con degli acidi. Però, diciamo, ovviamente il periodo non era proprio quello ideale perché gli acidi è consigliabile utilizzarli non nei periodi estivi, quindi quando non esponiamo la zona desiderata al sole, e quindi mi sono presa del tempo per pensarci e l'avrei preso in considerazione verso ottobre. Poi fortunatamente questa collaborazione, perché io mi stavo già informando su questo guanto, sapendo insomma le caratteristiche che ha, mi sembrava che potesse essere un buon aiuto per questo problemino e vi dirò, io l'ho utilizzato o 4-5 volte, adesso non ricordo con precisione, perché va consigliato per le pelli giovani utilizzarlo una volta alla settimana, quindi l'ho utilizzato una volta a settimana, sì, per 4 volte, quindi 4 settimane, e sinceramente ho già visto dei miglioramenti e quindi ragazze, cosa dire, non potevo essere più contenta, anche perché il guanto costa circa 20 euro, 22 euro se non erro il prezzo consigliato dalla Magic Peeling, a differenza delle cure che ho fatto io che sono costati i medicinali circa sui 80-90 euro, quindi vi lascio immaginare la mia disperazione dopo aver capito di aver buttato praticamente i miei soldi. Nulla, allora questo è un guanto esfoliante, il guanto è questo qui, ovviamente voi lo vedete un pochino stropicciato perché è usato e si presenta in questo modo con questo elastico, si infila la mano dentro e si va a massaggiare la zona. Allora, il guanto è costituito da un tessuto morbido, una fibra naturale della ginestra, quindi è una fibra naturale, non è nulla di sintetico che può far male alla pelle. È un guanto che vi posso fare la differenza insomma col guanto di crine, perché sicuramente molti di voi l'avrete provato il guanto di crine, esfolia molto di più ma è molto più delicato, nel senso che quando lo passate sulla pelle il guanto di crine vi lascia la pelle rossa e lievitata, questo assolutamente no, è molto delicato però esfolia molto di più e ve ne accorgete perché comunque la consistenza di questo guanto va ad esfoliare, ad eliminare tutte le cellule morte. Ve ne accorgerete subito perché nel momento in cui voi lo passate vedrete proprio diciamo dei pezzettini di... oddio, non pezzettini di pelle, così sembra horror, però vedrete la pelle morta che va via, la vedrete proprio andare via facilmente. E nulla, allora come va utilizzato? Va messo in acqua tiepida in ammollo per un paio di minuti
e poi va passato sulla pelle bagnata, non sotto il getto dell'acqua, ma sulla pelle bagnata. Pelle bagnata senza utilizzare però dei saponi. Lo passate in questo modo, dall'alto al basso, e vedrete che subito vedrete via le cellule che vanno via, la pelle che si esfolia. Io lo sto utilizzando anche adesso, che come vedete è un periodo estivo, quindi molte persone si preoccupano di non esfoliarsi durante il periodo estivo a causa dell'abbronzatura, perché l'abbronzatura va via. Invece io, come vi ho già detto nel video su come preparare la pelle all'estate, io esfolio molto spesso la mia pelle anche d'estate, perché esfoliandola noto che poi si abbronza molto di più, molto meglio e molto più velocemente, e mi dura anche più a lungo. Quindi io preferisco esfoliare molto anche in questi periodi e vi ripeto, mi ci sto trovando molto bene. E adesso vi parlo del mio problema in particolare. Ovviamente parlando per sommi capi e linee generali vi dico che sicuramente lascia una pelle morbidissima, quindi se anche non avete problemi particolari per cui vi serve esfoliare la pelle, è comunque un guanto che trovo molto più valido del guanto di Crine. E se invece avete dei problemini, come loro lo consigliano anche per le smagliature, io adesso non so dirvi perché non ho provato, però loro vi dicono che aiuta anche ad attenuare le smagliature, ovviamente ad attenuare, non ad eliminare, perché come ben sappiamo le smagliature bianche sono impossibili da eliminare a meno che non facciate dei trattamenti con il laser. E nulla. Io per il mio problemino mi ci sto trovando bene, perché in solo 4 utilizzi ho notato che stanno cominciando a sparire queste macchie, finalmente dopo 3 anni non ci posso credere. E quindi nulla, io ve lo consiglio, lo trovate in farmacia, la custode, la confezione è questa qui, perché so che ci sono molte imitazioni in giro, quindi la confezione è questa. Vi lascio il sito sotto con il link in modo che potete leggere anche tutti i benefici di questo guanto, perché vabbè, come ben sapete, sfogliare la pelle aiuta ad ossigenarla, quindi la mantiene più giovane, dà un colorito più bello, la pelle è più liscia. Ragazze, a me è piaciuto tantissimo. Se voi l'avete provato, fatemi sapere le vostre impressioni, le vostre opinioni, ve lo scrivete in un commento sotto. Ah, quasi dimenticavo, questo guanto è consigliatissimo anche per le zone delicate come inguine, ascelle e viso, quindi anche sia per le pelli delicate sia per le pelli grasse miste va benissimo, e loro lo consigliano anche per le pelli con problemi di acne, di segnetti post-acne, quindi non so se lo sapevate, probabilmente sul sito loro c'è specificato e c'è scritto, io l'ho letto sulla brochure che mi hanno inviato perché c'erano scritte tutte le informazioni. Io l'ho provato anche sulla mia pelle perché telefono, scusate per l'interruzione, dicevo. Io l'ho provato anche per il viso, poiché essendo stata al mare agli inizi di giugno poi non ci sono più andata, adesso lo sapete, sto qua a Milano già da quasi 2 settimane, di sole non ne sto vedendo più, almeno la mia pelle sole non ne sta prendendo più, e quindi stava cominciando ad andare un po' via l'abbronzatura in modo non troppo uniforme, soprattutto nella zona della fronte. E mi è stato davvero d'aiuto perché con questo qui sono riuscita ad uniformare di nuovo il colorito del viso, quindi non ho più nessuna macchiolina, ero diventata un po' maculata nella zona dell'attaccatura dei capelli e niente, quindi mi ha aiutato molto anche per questo, per uniformare molto il colorito. A me è piaciuto tantissimo, se voi l'avete provato, fatemi sapere le vostre impressioni, le vostre opinioni, ve lo scrivete in un commento sotto. E nulla ragazze, spero che vi sia stato utile, a me è stato utilissimo anche perché io grazie a una recensione qui su YouTube sono venuta a conoscenza di questo guanto. E niente, ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti e grazie alla Magic Peeling per avermi fatto provare il loro guanto. Ciao a tutte!